Ciao a tutti e bentornati a un nuovo video. Oggi video makeup tutorial, vediamo come utilizzare la palette Rose Gilded Eyeshadow che, aperta, eccola qui, si presenta questi bei colori tra gli shimmer, tutte le tonalità del rosa, l'oro, il verde, e questi colori matte, il rosso corallo, il ciclamino, un rosa cipria. Vediamo come sfruttarla. Iniziamo subito dalla base. Ovviamente sapete quello che base utilizzo per l'estate, quindi vado a coprire le occhiaie con la colorazione numero 3 Creamy di Dolce & Gabbana e poi vado sopra con l'illuminante nella tonalità 2, sempre di Dolce & Gabbana. Ecco qua, le occhiaie le abbiamo coperte. Adesso vado a coprire tutti questi piccoli puntini con lo stesso metodo con cui ho coperto le occhiaie. E dove ci sono quei puntini che sono rossi, vado a coprirli con la tonalità verde di Dior. Bene, una volta che abbiamo coperto le zone di nostro interesse, le vado a fissare e vado ad utilizzare la cipria della Jafra, che è una cipria opaca. Eccola qua. E vado ad applicarla con il pennello, questo qui della Kiko, nel numero Face 102. Prendo, scarico il pennello e lo vado ad applicare. Bene, una volta che abbiamo preparato la base, passiamo agli occhi. Allora, prendendo il pennello, questo qui, sempre della Kiko, il numero 213, vado a prendere questo rosa qui, scarico il pennello e lo vado ad applicare su tutta la palpebra dell'occhio. Ecco qua, una volta preparata la base, prendiamo il pennello da sfumatura, questo qui di Dolce & Gabbana, e
andiamo a prendere la, ups, andiamo a prendere la tonalità, questa qui ciclamino, scarico il prodotto e lo vado a mettere nella piega nell'occhio e lo vado ad utilizzare come colore di transizione. Perfetto, anche il colore transizione è pronto. Adesso prendo un pennello pulito, questo qui un altro, sempre il numero 213, e vado a prendere questo rosso corallo, scarico il pennello e lo vado a mettere su tutta la palpebra dell'occhio. Ecco fatto, palpebra pronta, non proprio pronta, però già così è bello. Adesso andiamo a mettere un po' di luce, prendiamo questo rosa o con il pennello oppure con le dita e lo andiamo a mettere un pochino su tutta la palpebra per dare un po' di luce, perché sennò così sembra che l'occhio è stanco. Perfetto, adesso prendiamo un pennello angolato, questo qui è il numero 204, prendiamo il colore nero, scarichiamo il prodotto e proviamo a fare la cat liner con l'ombretto. Poi prendendo il pennello, questo a penna che è il numero 60, lo andiamo a sfumare. Ovviamente andiamo a sfumare in nero. Adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ecco qua, bello, comunque il nero è molto carico, poi si è sfumato bene, fantastico. Io sotto non vado a fare nulla perché comunque, come potete vedere, comunque l'occhio ha dei bei colori carichi, quindi ha un rosa ciclamino, ha un corallo, poi con questo nero, se andiamo a fare anche sotto, l'occhio dopo risulterà stanco. Quindi passiamo a dare un punto luce con il pennellino, questo piccolino della numerazione 211, andiamo a prendere l'oro e lo mettiamo qui nella parte interna.
Perfetto. Allora, le sopracciglia già le ho fatte prima con i prodotti dei Benefit, per chi non avesse visto l'altro video lo lascio qui sopra. Adesso vado ad applicare il mascara, prima di tutto il primer di Dior. Ok, adesso vado ad applicare il mascara della Jafra. Ecco qua, abbiamo quasi fatto. Adesso applico un po' di terra. Questa qui della MAC, della collezione Electric Wonder. In questo caso io vado con quella più chiara, quindi vado ad utilizzare la colorazione che è la Sun Soaked Strip. Esattamente, ricordavo bene che è quella più chiara. Perfetto, adesso andiamo ad applicare l'illuminante, questo qui di Dolce & Gabbana, il Sunlight Highlighter, nella colorazione appunto 01, che è quello oro. Fatto anche questo, pulisco un attimo la mano. Ok, adesso passiamo al rossetto. Prima di tutto vado a mettere la matita, questa qui Dolce & Gabbana, che è la numero 5. Ok, adesso prendiamo il rossetto Dolce & Gabbana, che è il Passion Duo nella colorazione 145 Tropical Coral. Ecco qua, trucco finito, come potete vedere è un trucco molto, molto semplice che è anche bello luminoso. E secondo me questo trucco, sì, è un trucco estivo, anche se ci stiamo avvicinando alla fine dell'estate, però comunque è bello, bellissimo. Per quanto riguarda la mia mini recensione su questa palette, come potete notare, questi colori qui, 1, 2, 3 e questo qui, ma anche questo rosa e questo oro, non hanno fatto per niente fallout, quindi le micropolveri che possono invadere le altre parti del colore non hanno fatto per niente fallout. Sono dei colori molto belli che comunque potete fare un trucco o completamente luminoso, oppure come vi ho fatto vedere io, un trucco completamente con dei colori matte che comunque è fantastico, guardate, molto bello, è bellissimo. E niente, spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Ovviamente, stessa cosa che ho fatto per la palette dell'Electric Wonder, anche su questo ci sarà un altro video makeup tutorial. In realtà rifarò un video su un makeup che ho già visto e che vorrei vedere su di me come rimane, che è un trucco molto luminoso. Però farò un altro video makeup tutorial. E niente, spero che vi piaccia. Se vi è piaciuto questo video e questo make-up, lasciate un like e fatemi sapere tramite commento se volevate vedere un qualcosina di diverso
oppure una cosa così semplice se vi è piaciuta. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche di quando caricherò i prossimi video. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!